Non è il primo caso di radicalizzazione in Abruzzo. Questa volta le indagini del ROS dei Carabinieri hanno portato ad un provvedimento di rifiuto di ingresso e soggiorno in area Schengen per motivi di sicurezza nazionale nei confronti di un marocchino di 34 anni, Ahmed Taib Wabi, residente a San Salvo. Dalle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia è stato accertato che l'uomo sui social aveva espresso approvazione per gli attentati terroristici compiuti in Europa. In due profili Facebook a lui riconducibili erano stati postati testi inneggianti alla jihad e immagini di propaganda del cosiddetto Stato Islamico. In particolare, l'uomo aveva pubblicato una foto con sullo sfondo la Basilica di Santa Maria Maggiore di Roma e in un primo piano un foglio con la scritta in arabo a mano: da Roma preghiamo Dio che faccia vincere lo Stato Islamico. Wahbi, emarginato dalla comunità islamica di San Salvo per la sua visione estremista dell'Islam, ultimamente, dicono gli inquirenti, trascorreva la maggior parte della giornata in casa senza lavorare e senza frequentare italiani. Tutti elementi che hanno convinto della pericolosità sociale dell'uomo, che nel frattempo si è trasferito in Marocco, dove è stato raggiunto dal provvedimento della magistratura. L'arma è molto attenta a questi fenomeni, tanto che ha inviato numerosi militari a fare corsi di arabo, proprio per permettere ancora di più di avvicinare queste persone e parlare anche con la loro lingua. E il fatto comunque che il militare, il carabiniere, parli la loro lingua e si avvicini a loro parlando effettivamente la loro stessa lingua ci consente proprio di avvicinarli ancora di più, acquisire informazioni, acquisire fiducia soprattutto. E non è un'attività che si costruisce in un giorno, in una settimana, richiede tantissimo tempo, tantissimo sforzo. Posso entrare in empatia completa e quotidiana con questi soggetti fino al punto di riuscire poi a raccogliere informazioni utili da sviluppare sicuramente, ma potenzialmente utili, ed acquisire in qualche modo appunto avere un rapporto di osmosi informativa in modo da avere una conoscenza il più possibile profonda in questo mondo che ci è che appare normalmente lontano dai nostri standard di vita.